La vittoria al Milan da 16 per 2-1 sull'Inter, grande vittoria in questo derby. Con un Milan Under 16 che si conferma primo nel girone, 41 punti, 36 l'Atalanta, 28 l'Inter. Ragazzi, qua stiamo stradominando, 51 gol per i giovani rossoneri, solo 10 subiti, quindi miglior attacco, miglior difesa. Pareggio invece nel derby Under 15, rete di Pisati per noi. Con una situazione di classifica però in questo caso comunque buona, ma non siamo primi, secondi a un punto proprio della stessa Inter. Questo campionato combattuto sempre tra le due squadre di Milano in questo girone B. Già che ricordiamolo, in queste serie ci sono ben 4 gironi, A, B, C e D in base alle zone d'Italia. Per le finali scudetto quindi importantissimo arrivare primi e superare questo punto. Punticino sull'Inter. Le azioni che invece vedete in questo video sono del Milan Primavera, al quale non è bastato il gol di Diego Sias su un assist di Alesi, partita combattuta, non è che abbiamo proprio meritato la sconfitta, neanche meritato la vittoria. È finita così 2-1 con un Milan Primavera che in classifica continua a scendere sempre più in basso. Speriamo di riuscire a salvarsi, perché è veramente incredibile come in Youth League siamo arrivati alle semifinali e poi invece in Primavera stiamo rischiando di nuovo di retrocedere. Qualcuno di voi me lo chiede, com'è possibile? L'unica risposta che mi do è la differenza di età, cioè il campionato di Primavera giocano tantissimi calciatori 19, qualcuno anche di 20 anni, i nostri hanno tutti 16-17 anni, perlomeno la maggior parte. In Youth League invece il discorso è diverso, lì bisogna per forza essere under 19, quindi la maggior parte hanno 18-17 anni, tante squadre i fuori quota che utilizzano nel campionato Primavera della nazione dove giocano poi non li portano in Youth League. Discorso diverso per noi del Milan, perché li possiamo portare praticamente tutti, meno i 2-3 fuori quota che abbiamo, che però non giocano neanche quasi mai nel campionato Primavera. Credo sia un po' questa la differenza. In Europa giocano più con gente della loro età, qua in Primavera quei 2-3 anni di esperienza secondo me si fanno sentire anche con squadre tecnicamente più deboli, come può essere lo stesso Empoli, che comunque ha fatto la sua partita e male sicuramente non ha giocato. Situazione di classifica comunque è questa: Milan 13esimo, 27 punti, quelle retrocesse sicuramente Udinese e Cesena, perlomeno quelle che stanno più in giù. Noi ce la giochiamo con tutte le altre, da Cagliari fino a Hellas Verona, ma includendo anche la Sampdoria, se la giocano tutte, quindi tempo ce n'è ancora, ci sono, se non sbaglio, 34 partite nel campionato Primavera, siamo alla 24esima, ancora 10 partite per recuperare, ci sono tutte, quindi tempo al tempo questi giovani, non facciamo cavolate, speriamo di non finire nella Primavera B, perché sarebbe veramente ridicolo per una squadra come il Milan, due volte in 4 anni sarebbe veramente troppo. Questo è quanto per oggi nel consueto episodio settimanale dedicato al settore giovanile. Come sempre qua sotto trovate il link per iscrivervi a Sorare, nel caso non conoscete questo gioco di calcio dove a me piace andare a scovare giovani talenti e quant'altro. Oggi ho fatto il mio primo prelievo, ho prelevato 150 euro, sapete ne ho investiti 50, quindi comprando e vendendo giovani talenti mi sto divertendo un po' anche a guadagnare qualcosina, ma piccole cose. Come detto, link qua sotto in descrizione, un bel mi piace al video e ci vediamo alla prossima.